Ciao, io sono Massimo Michinelli, sono sia designer, facilitatore che ricercatore e docente, perché è sempre importante tenere sia la pratica che la riflessione sulla pratica assieme. E il mio capitolo parla su fabbricazione digitale e gli spazi per la fabbricazione digitale, e soprattutto parla di come innovazioni tecnologiche diano poi luogo a innovazioni sociali tramite la democratizzazione di queste tecnologie. Quindi il capitolo è importante per capire tutto l'ecosistema che sta attorno a questi spazi, non soltanto Fab Lab, ma tutti gli spazi che possono essere utili per sviluppare sia comunità che collaborazioni, che innovazioni, ricerca, sia dal basso che dall'alto, ma sempre nello stesso spazio locale. Quindi penso che sia importante questo tema per capire come possa essere possibile sviluppare qualche progetto, che possa essere un prodotto, un servizio, hardware, software, un'app, qualsiasi cosa, per migliorare la propria comunità locale, il proprio contesto locale. Quindi anche la domanda che lancio è: pensate a quale sia il progetto che vorreste mettere in pratica per migliorare il proprio contesto locale, e poi capito cercare quale sia lo spazio per poterlo mettere in pratica, traendo da Fab Lab, Hackerspace, Living Labs e tutti questi laboratori di cui parlo nel capitolo. Grazie.